Buon pomeriggio a tutti. Io comincio piano piano a parlare, sia perché così almeno spero di ottenere un po' di silenzio e sia per aspettare che gli ultimi che vedo che stanno arrivando adesso si sistemino. Vorrei suggerire agli ultimi che stanno arrivando ora di mettersi nei primi posti, perché altrimenti abbiamo tutti così lontani che non riusciamo a vedere i volti. Almeno guardiamo qui dei primi posti e incrociamo gli occhi di qualcuno. È la quarta e ultima lezione di questo ciclo di Matematica E. E quindi, essendo l'ultima, la scheda nella quale avete raccolto le firme di frequenza e dovete consegnarla. Quindi o la consegnate adesso entrando a Benedetta e Paolo che sono su in alto, oppure se vi rimane nella borsa la consegnate qui alla fine della lezione con le firme, oppure se per caso vi fosse rimasta a casa, che quindi proprio non ce l'avete con voi, chi passa da queste parti i prossimi giorni può lasciare la propria scheda in portineria qua nel Dipartimento di Economia, che dopo la consegnano a me, me le mettiamo tutti insieme e faremo un foglio di frequenza. Poi, seconda cosa, come sapete c'è una pagina internet che si chiama appunto Matematica E, sotto il sito UniURB. È sufficiente scrivere, ma ormai questo lo sapete tutti, ma lo dico giusto per completezza, in Google è sufficiente scrivere Matematica E UniURB e la prima voce è quella, e in questa pagina voi trovate le quattro lezioni filmate, attualmente sono tre ma entro domani ci sarà anche la quarta che è questa, e chi di voi volesse rivederle, volesse rifletterci sopra, risentire alcune parti, può farlo. Tra l'altro devo dirvi che c'è un video, un audio perfetto in ogni lezione filmata, e di questo dobbiamo ringraziare Donatello Trisolino che è in sala regia lassù, che ci ha fatto delle riprese eccezionali in tutte le lezioni che abbiamo svolto finora. Su questa stessa pagina i prossimi giorni, o forse tra una settimana, vi faremo avere un avviso, ci sarà anche un piccolo questionario di customer satisfaction, cioè di sapere il vostro livello di soddisfazione di questo ciclo di lezioni. È una cosa che ovviamente serve a poco, a voi a niente, a noi poco, però comunque è una cosa, per una testimonianza del fatto che questo corso si è svolto e le persone che lo hanno frequentato. In questa scheda di indice di gradimento potrete anche in un campo libero esprimere suggerimenti per migliorare l'iniziativa, per fare in modo che eventuali difetti o comunque cose migliorabili che voi avete notato durante lo svolgimento di queste lezioni possano essere utili per noi per migliorare nelle prossime edizioni. Adesso questa mi pare che quest'anno, se non ricordo male, credo che sia la 13ª edizione o la 14ª, 13 anni o 14 anni, quindi voi direte se ormai non avete imparato, no? Ormai non imparate più a migliorare, però c'è sempre spazio per poter migliorare. Poi tra l'altro quest'anno abbiamo leggermente cambiato un pochettino la formula, quindi ci stiamo adattando, assestando anno per anno. Comunque noi siamo rimasti contenti sia della partecipazione, come sapete le iscrizioni sono arrivate a quota 300, che tra l'altro è la capienza dell'aula. Poi è chiaro che in ogni lezione siamo sempre meno di 300 perché c'è chi è in gita, chi è malato, eccetera, però ecco, notate che anche oggi l'aula insomma è quasi piena, quindi siete sicuramente più di 200, quindi c'è stata affluenza, spero che abbiate tratto delle buone informazioni. E oggi l'argomento è di nuovo un argomento, diciamo, non convenzionale, o perlomeno non convenzionale per la matematica. Siamo passati da temi del tipo matematica e letteratura, matematica e architettura, matematica e poesia, sempre rivolti al Novecento, sempre rivolte al XX secolo, che è una lacuna culturale di tutte le scuole, perché in genere in tutte le discipline si arriva a fine Ottocento, prima del Novecento, e il Novecento per tanti motivi spesso rimane escluso, mentre poi invece nella cultura che è richiesta a un giovane che affronta la maturità, il Novecento si dà per scontato. Ora noi abbiamo scelto questo segmento quest'anno del Novecento e abbiamo visto anche rapporti non convenzionali, non usuali della matematica con altri campi del sapere.
l'ultima che abbiamo fatto, cioè la penultima lezione, che parlava addirittura di matematica e poesia, ci ha stupito abbastanza come abbinamento. Ecco, l'abbinamento di oggi è ugualmente stupefacente perché parla di matematica e storia. Più che matematica, il ruolo degli scienziati nelle due grandi guerre del Novecento. Uno non pensa, spesso quando pensa alla guerra, almeno fino agli inizi del Novecento non sembrava che ci fosse un grande abbinamento tra guerra e scienza. Nel Novecento invece questo è diventato una cosa notevole e anzi a questo punto siamo arrivati al punto che non ci stupisce più che la guerra sia legata anche ai progressi della scienza. E di questo ci parlerà il professor Guerraggio che è stato in qualche modo l'ideatore di questi cicli di lezione, perché noi li abbiamo copiato da Milano e quindi il professor Guerraggio, che viene dalla Bocconi da Milano, prima di Urbino aveva già cominciato e tuttora stanno continuando a fare un analogo ciclo di lezioni per i ragazzi della maturità, e noi, avendo visto il risultato di quello che ottenevano a Milano, abbiamo copiato da loro e quindi possiamo dire che ritorniamo all'ideatore di questo ciclo di lezioni. Il professor Guerraggio è un matematico che insegna matematica nei corsi di laurea di economia alla Bocconi ed è anche il direttore del centro Pristem, di cui abbiamo già parlato altre volte, ed è anche uno dei principali protagonisti della rivista che avete ricevuto nella, credo, seconda lezione, Prisma, e che poi avete potuto apprezzare, che spero che vi sia venuta anche voglia di abbonarvi o di comprarla dopo che l'avete vista in quest'aula. Il professor Guerraggio ha pubblicato diversi libri, ha fatto diversi interventi su argomenti che riguardano storia della matematica o abbinamenti tra matematica, scienza e avvenimenti storici, e quindi oggi ci parlerà di questi suoi studi e di questi risultati. Io gli lascio la parola e abbiamo le solite nostre due ore. Ah, ecco, un'ultima cosa. Nelle ultime lezioni, in particolare anche nell'ultima lezione, si è verificato il solito increscioso episodio di abbandono negli ultimi minuti per vari motivi, trasporti, eccetera, eccetera. È chiaro, capiamo che avvicinandosi le ore 17 molti di voi hanno preoccupazioni di prendere il pullman o di andare a prendere l'auto che scade il disco orario o cose di questo genere. Ecco, non è vietato uscire un pochino prima, anzi potete anche uscire tra 5 minuti, le porte delle aule universitarie sono sempre aperte, non dovete chiedere permesso a nessuno. Chi si stancasse può benissimo uscire, quello che invece non è consentito è di arrecare disturbo agli altri, perché se il 90% di voi desidera ascoltare, quel 10% che si è stancato, che deve uscire, rischia di disturbare tutti gli altri. Quindi anche se qualcuno dovesse uscire un pochino prima, e vi prego di farlo il meno possibile, cioè proprio di evitare di uscire in anticipo, ma se uno deve proprio farlo, è pregato di farlo senza disturbare gli altri. Quindi se qualcuno che nel mezzo delle file sa che deve uscire un pochino prima, cambi posto e si metta agli estremi, così non deve far stare tutta la fila o cose simili, lo faccio fin da adesso. Grazie. Buonasera. Ringrazio ovviamente Gianito e il professor Bischi per la presentazione. E vengo subito all'argomento, perché ho sott'occhio l'orologio e alle 5 la promessa è che chiudiamo questa chiacchierata. Non sono sicuro di farcela raccontare tutte le cose che avevo in mente di raccontare, ma insomma vediamo un pochino come va. Parlo, come vedete, di scienza e guerra, e sono dei termini, scienza e guerra, sul quale ci sono delle cose che sappiamo tutti. Le diciamo e poi ce le togliamo subito di torno e prendiamo un approccio storico relativo al Novecento. Della guerra sappiamo che c'è, comincio con delle ovvietà, sappiamo che c'è, che ci sono, e che non è una roba la guerra che riguarda solo la Siria,
per così dire, riguarda paesi lontani. Voi no, perché siamo nel 2020, voi siete nati in questo secolo, ma i vostri genitori hanno visto, sentito le guerre. Qui siamo sull'Adriatico, siamo a Pesaro, diciamo così, di fronte, primi anni 90, c'era la guerra Croazia, Serbia, e quindi non è un fatto lontano. Io ho una mappa delle guerre che ci sono nel mondo oggi. Questa è una mappa, le guerre sono rosse. Questa è una mappa tracciata, colorata, da un istituto di Uppsala, e ovviamente il colore dipende dalla definizione che si dà di guerra. Qui, per esempio, questo istituto politico di Uppsala mi pare di sapere che consideri guerra quei conflitti in cui c'è almeno un esercito coinvolto, e poi contro magari delle persone non irrigimentati, ma almeno un esercito coinvolto, e che abbia avuto almeno 25 morti. Cioè, bisogna definire che cos'è guerra. È chiaro che se uno prende un'altra definizione i colori cambiano leggermente, si spostano nella mappa, però questo per dire come la guerra non è una cosa che c'è solo in Siria o dove uno magari segue il telegiornale. È una realtà che riguarda buona parte, una parte consistente del mondo. Prima banalità. Seconda banalità, nel senso che ci siamo abituati. Il fatto che la scienza serva a vincere oggi le guerre, questo ormai è un fatto che diamo. Cioè, il fatto, l'ultimo che a me ha colpito, magari ce n'è uno più recente o qualcuno di voi è stato colpito, ma che quel generale iraniano Soleimani sia stato colpito lui personalmente da un missile scagliato da un drone, quindi scagliato da remoto, e abbia colpito proprio lui. Ecco, pensate la scienza che c'è dietro questo fatto. L'hanno individuato, hanno orientato il tiro in funzione della sua posizione in movimento, l'hanno colpito. Questo per dirvi. Questi sono fatti che non ci meravigliano più che tanto. Terza e ultima banalità, non ci meraviglia, vorrei parlare di guerra, ma magari anche se ci riesco un po' di pace, cioè della scienza in tempo di pace, non ci meraviglia il fatto che dalla scienza ormai noi ci aspettiamo la soluzione di tutti i problemi, in guerra. Vinciamo le guerre con la scienza, però anche i problemi. Cioè tutti noi pensiamo che se, come speriamo, riusciremo a debellare il coronavirus, lo dobbiamo ai biologi e ai medici che ci stanno lavorando. Questo è chiaro a tutti. Cioè la scienza serve, questo è proprio un caso, cioè quello che è successo, di cui siamo venuti a conoscenza stamattina a Codogno, è se ne usciamo, e ne usciamo bene e in fretta, lo dobbiamo all'ospedale Sacco di Milano, così come allo Spallanzani di Roma. Questo è chiaro a tutti. Bene, allora io volevo con voi di ripercorrere un po' come nel Novecento siamo arrivati a queste consapevolezze comuni che ci legano tutti, che le guerre ci sono e sono tante, che la scienza serve per vincere la guerra, e che la scienza serve per vincere il coronavirus, per dire serve per risolvere i problemi in tempo di pace. Vorrei parlarne da un punto di vista storico nel Novecento, perché è il tema di questo convegno, di questo corso, perché è poi il secolo dal quale siamo appena usciti. Il mio obiettivo sarebbe quello, adesso non voglio usare termini, perché in realtà termini altisonanti, contribuire alla vostra cultura, per carità, però più modestamente darvi degli elementi che eventualmente potete spendere in un tema di maturità. Vorrei invitare sul tema di maturità o in generale quando parlate di scienza, se potete, a non usare sempre e solo termini retorici, nel senso che a volte sembra quasi che i temi della maturità quando riguardano la scienza sono sempre
la scienza è la verità, è l'educazione, la democrazia, la cultura, cose tutte vere, per carità. Ed è giusto dirle a voi che siete anche in procinto di scegliere una facoltà universitaria e quindi dovete orientare i vostri studi anche in funzione di queste verità. Però accanto a questo piano, che sono le questioni di principio, la scienza è verità, ma certo. La scienza è oggettività, ma certo. La scienza è democrazia, certo. La scienza è educazione alla cittadinanza, ma certo. C'è anche un piano, come dire, fattuale, del come la scienza viene concretamente fatta giorno per giorno. E allora potete pensare che ci sia il piano delle dichiarazioni di principio che riguarda l'utopia, cioè quello a cui noi tentiamo di avvicinarci, e poi c'è quello di tutti i giorni, è come dire la scuola è dove si insegna la cultura, certo, però c'è anche la scuola ogni giorno, quella che fate voi, e c'è sempre da superare, cioè ci sono due piani. La storia serve per avvicinarci al piano dei fatti e non solo a quelle delle dichiarazioni di principio. Se io vi raccontassi che la scienza serve contro... Sì, è vero, tutte dichiarazioni, è vero. Però noi vogliamo capire la situazione come storicamente si è evoluta nel Novecento. Pensavo di pormi quattro domande e poi comincio con le risposte, non so, alla quarta non ci arriverò di sicuro, mi piacerebbe arrivare alla terza. Vediamo. Prima domanda, quella che vi ho detto, la metto sotto forma di domanda. Come nel corso del Novecento si è evoluto il rapporto tra scienza e uso militare della scienza? Scienza, non scienziati, scienza. Secondo, le guerre di cui parlo sono ovviamente la prima e la seconda, occupano per nostra fortuna del Novecento solo 8 anni, 9. Per il resto c'è la pace, non dappertutto. Bene. Allora, come si è evoluto il rapporto tra la scienza e la sua utilità per il progresso nel corso del Novecento, per il suo progresso civile? Quindi l'utilità della scienza per vincere la guerra e per vincere la pace, diciamola così. Terzo, la scienza serve per vincere la guerra, le guerre. Come hanno risposto gli scienziati, adesso parliamo di loro in termini soggettivi, a questo fatto che loro servono per uccidere le persone, che il loro lavoro serve per uccidere le persone, di questo. Soleimani l'hanno ucciso gli scienziati, giusto, sbagliato che sia, non importa. Come hanno reagito? Militaristi, ultramilitaristi, pacifisti. Quarto, come hanno reagito in pace gli scienziati di fronte alla consapevolezza che il loro lavoro è essenziale per lo sviluppo della società? Prima domanda e prima risposta. Scienza e guerra nel corso del Novecento. Ancora una premessa, scienza e guerra nel corso del Novecento, però volevo ricordare, sono fatti che anche chi di noi non è uno storico, queste cose non le sa, però le orecchia, che la scienza, certo, fa un po' ridere, serva per la guerra, non è un fatto del Novecento, solo del Novecento. Tutti noi, ce l'hanno raccontato gli elementari, che proprio voglio dire, come dire, la storia, la preistoria. Tutti noi sappiamo di Archimede che a Siracusa usa l'ingegneria, le prime cose di ingegneria per sollevare, verità, leggenda, ma per sollevare con una gru, oggi diremmo, le navi romane che assediavano Siracusa, e usa gli specchi, cerca di concentrare la luce del sole per bruciare, beh, questa è scienza, è la scienza del terzo secolo avanti Cristo. Non so se avete letto di Cesare, qui siamo quasi all'anno zero, che manda i primi messaggi criptati, cioè per non farsi scoprire, usa i primi elementi banali di crittografia. Ricordi, Leonardo, 500 anni quest'anno dalla morte, allora
pochino ci siamo interessati a Leonardo, i suoi disegni delle macchine da guerra. Qui siamo in una le mura, la geometria, poi sarà la geometria proiettiva, che serve per disegnare le mura in modo tale che le mura possano disperdere, qui proprio la geometria, possano disperdere il fuoco dei cannoni e consentire la massima visibilità. Sempre andando alla rinfusa, Galileo, il cannocchiale, serve per vedere lontano il nemico. Galileo, lo studio, come dire, della parabola per i cannoni. Insomma, si potrebbero fare numeri. E poi una data, un periodo che va sempre sottolineato in questo caso, la Rivoluzione Francese, che siamo, voi sapete, alla fine del Settecento, è il primo momento in cui gli scienziati vengono con una certa sistematicità coinvolti nel progetto della Repubblica e poi di Napoleone. Questo per dire come anche c'è tutta una storia. La svolta comunque si ha nel Novecento, si ha con la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale, non so se ci siete già arrivati col programma, o se magari fate la quarta. Prima Guerra Mondiale vuol dire 1914. Bene, è una carneficina. Prima Guerra Mondiale. Tant'è vero che ancora, possiamo far vedere magari il trailer, voi sapete che uno dei film che ha un concorso per l'Oscar quest'anno era 1917. Ecco, questo... Tu hai un fratello del secondo battaglione. Sì, signore. Stanno per finire in una trappola. L'ordine è consegnare un messaggio perché fermino l'attacco di domani mattina. Se fallite, sarà un massacro. Abbiamo l'ordine di passare. Quella è la prima linea tedesca. Al riparo! Se non siamo furbi, nessuno salverà tuo fratello. Lo salvo io. Questa guerra può finire solo in un modo. Vince chi sopravvive. I'm going to see my father. Non possiamo fermarci! Andiamo! No more to love. Che ti salta in mente, non ce la farai mai in quel modo! Se non arrivate lì in tempo, perderemo 1600 uomini. Tra cui tuo fratello. Buona fortuna. Speravo che oggi fosse un giorno buono. La speranza è una cosa pericolosa. La Prima Guerra Mondiale è considerata la prima guerra, 1914, l'Italia entra in guerra nel 15, 17 per noi è l'anno di Caporetto, cioè l'anno peggiore della guerra, l'anno in cui sembra che la guerra la stiamo perdendo. Bene, è la prima guerra considerata tecnologica, in cui cioè gli scienziati cominciano ad avere un certo ruolo. Oddio, questo ruolo non è ancora un ruolo. Chi sono gli scienziati che vengono coinvolti nella guerra? Soprattutto chimici, adesso ne parliamo, ingegneri. A volte gli scienziati vengono coinvolti a fare perché è gente che ha studiato. Per esempio i matematici a volte vengono coinvolti a fare il lavoro di ingegnere. Eugenio Elia Levi, che morirà, matematico italiano che muore nel 17, doveva scavare, organizzare la scavatura, non so come dire, di gallerie, eccetera, per mettere le batterie. Quindi è un uso ancora abbastanza limitato, però che la scienza serva per vincere la Prima Guerra Mondiale è una, come dire, è una consapevolezza che si diffonde. Io volevo darvi due frasi e poi leggere magari queste successive. Vi dicevo prima di Archimede, pensate queste frasi,
Polibio. Polibio dice: l'ingegno di un solo uomo può valere in alcuni casi più delle braccia di molti. Durante la guerra di secessione americana, siamo a metà 800, questa frase diventa: signor Presidente, è un ingegnere che si rivolge a Lincoln, è giunto il momento in cui la nostra causa dovrà essere sostenuta non da un maggior numero di soldati, ma dalle armi migliori. Se voi sfrutterete completamente le vostre capacità tecniche nel campo della meccanica, la scienza era questa, potrete distruggere il nemico senza arruolare un solo uomo in più. Nel 1915 cominciano a esserci, che non c'è dubbio che questa sia una guerra di ingegneri e di chimici, molto più di soldati. Ora, fermiamoci sulla Prima Guerra Mondiale. Qual è la scienza concretamente che viene usata nella prima, la scienza e la tecnologia che vengono usate nella Prima Guerra Mondiale? O vengono utilizzate anzitutto le tecnologie che già esistevano. C'erano già le automobili. Le automobili nascono 30 anni prima, 1870-80, e le automobili, quindi la tecnologia delle automobili, va a sostituire gli animali, va a sostituire la trazione animale, va a sostituire i buoi, i muli, per trasportare le merci, le armi, tranne magari l'ultimo pezzo, soprattutto per noi la guerra era sulle Dolomiti in montagna, dove si usano ancora gli animali. Vengono utilizzati i sottomarini, anche questi erano una tecnologia, quella dei sottomarini, che si conosceva già da una trentina d'anni. Guglielmo Marconi, il telefono, si trasmette via radio. A noi per l'Italia tutto sommato non è una cosa importante il telefono, perché il nostro fronte di guerra tutto sommato erano le Dolomiti, poche, diciamo, decine di chilometri, ma pensate all'esercito tedesco che era impegnato dalla Russia fino alla Francia, quindi la velocità della comunicazione era un caso. Beh, vengono usate tecnologie già esistenti. Ma le grandi novità della Prima Guerra Mondiale, come forse sapete, sono gli aerei e la chimica, le bombe chimiche. Non c'è dubbio che questa guerra sia una guerra di ingegneri e di chimici. Gli aerei cominciano a volare, anche questo fa parte dei nostri ricordi, credo anche dei vostri, cominciano a volare i fratelli Wright, 1900, non mi ricordo più se 1903, 1904, qui siamo nel 14, nel 15. Gli aerei sono quelli che vediamo in qualche film, sono quelli che fanno ridere, cioè fanno sorridere per la loro ingenuità. Sono aerei biposto, che all'inizio servono solo come, diciamo, per vedere dall'alto quello che fa il nemico. Quindi servono, si affiancano ai palloni aerostatici per vedere dall'alto cosa fa il nemico. Non si spara all'inizio. Poi si comincia a sparare. Sono aerei biposto. Si comincia a sparare con la rivoltella del secondo, di quello dietro il pilota. Dall'alto spara con la rivoltella. Poi si comincia, tutto questo nel giro di pochi mesi, se volete la frase sulla quale riflettiamo, la guerra aiuta lo sviluppo della tecnologia. Sull'aereo ci metto la mitragliatrice, cioè non spara più il secondo, ma spara l'aereo stesso. Mettere la mitragliatrice su un aereo, ovviamente non per esperienza diretta, però immagino, capisco che voglia dire questione di peso, perché la mitragliatrice pesa, questione di stabilità dell'aereo e questione di sincronizzazione con l'elica, perché è banale, ma tu devi sparare, non devi prendere l'elica davanti. E la sincronizzazione tra i colpi che spari e l'elica è un problema che da un punto di vista, come dire, scientifico, ingegneristico, non è banale. L'attacco dell'aviazione francese alla stazione di Friburgo nel dicembre del 14 è la prima battaglia aerea.
il primo bombardamento aereo. Vi dicevo di questi aerei che sono dei trabiccoli, volevo raccontarvi questo fatto che mi fa sempre sorridere. Nel 14 gli aerei cominciano a bombardare. La cosa che mi fa sempre sorridere è che gli italiani sono stati i primi forse ad usare gli aerei in una guerra, nella guerra di Libia dell'11. Noi siamo entrati in guerra contro i turchi, adesso sembra quasi di parlare di oggi, non fatemi riaprire questo. Ma insomma, avevamo una guerra in corso nell'11-12. E allora siamo i primi ad usare gli aerei in guerra. Solo che il particolare che fa sorridere non è questo, ma il fatto che questi aerei non volano. E vengono portati in Libia con le navi, cioè non avevano ancora una tale autonomia per passare il Mediterraneo. E quindi smontavano gli aerei, li mettevano sulle navi, poi li rimontavano. D'Annunzio, a parte i motivi politici, diplomatici, D'Annunzio fa il suo volo su Vienna nel 18 e non prima, perché è riuscito solo nel 18, speriamo che non ci fossero problemi diplomatici, a dare ai suoi aerei un'autonomia di volo di 1000 chilometri, ora che parte da Padova, va a Vienna e torna indietro. Ecco, questi erano i problemi. Sono aerei che non volano di notte, perché non ci vedono, non c'è il radar. Quindi questo è l'aviazione, il primo grande... ancora non si capisce se... il volo all'indomani della guerra sarà un volo degli aerei o dei dirigibili. Gli aerei sono, non si incendiano, sono più facili da maneggiare, vanno via più veloci, però i dirigibili portano un sacco di roba e i dirigibili sono meno sensibili al vento e ai cambiamenti, lo tiene in mano insomma il dirigibile. Sarà, fa ridere, sorridere, ma la scelta tra aereo e dirigibile avverrà, la scelta definitiva a favore degli aerei avverrà solo negli anni 30. La seconda novità della guerra. C'è anche la seconda novità grossa della guerra, sono le armi chimiche. Anche qui si usavano già prima, avevano un effetto... lacrimogeno, starnutatorio, cioè davano fastidio le armi chimiche, venivano usate già nella guerra di Crimea. Tu cosa facevi? Sparavi queste armi chimiche, il nemico usciva, era costretto ad uscire dalle sue trincee e lo mitragliavi. Oppure si doveva mettere la mascherina, però la mascherina ne ritardava le reazioni, insomma... non era capace di risponderti. Allora usiamo le armi chimiche per vincere la Prima Guerra Mondiale, solo che i tedeschi mettono in piedi, il fatto che i tedeschi mettano in piedi non è un caso, la Germania era la grande, all'inizio del secolo, la grande nazione industriale, la chimica è roba tedesca, parlo con qualche semplificazione ma per capirci, la chimica è l'industria tedesca. Bene, dice allora, mettono in piedi una tecnologia per cui portano dei contenitori, si vedono dalle foto, dei contenitori cilindrici, anche qui li portano con le macchine, le automobili, li appoggiano alle trincee, poi ci mettono un cannello sotto e lo fanno uscire questo liquido sotto forma di vapore. Solo che non gli riesce granché bene, proprio per via del liquido e poi della sua vaporizzazione, finché c'è un chimico, si chiama Haber, Fritz Haber, che decide di usare il cloro. Il cloro ha il vantaggio che è 2 volte e mezzo più pesante dell'aria, vuol dire che rimane sul terreno, cioè non è che basta un vento e vola, è pesante, rimane lì. Però è anche volatile, quindi non ci rimane per troppo tempo, e in modo che se tu poi vai all'attacco seguendo le tue bombe chimiche, non è che colpisce anche te, colpisce solo il nemico per mezz'ora e tu poi puoi scatenare l'attacco.
e nell'aprile del 1915 c'è il primo attacco con le armi chimiche. I tedeschi lo usano nelle Ardenne contro l'esercito francese, contro delle truppe nord-africane che combattevano per i francesi, ed è un massacro, Migliaia, mi pare di ricordare, 5.000 morti, Ypres è questo nome tragico del villaggio. Io ho portato, possiamo farlo vedere, ho citato, questo è sul fronte italiano, c'è uno storico scrittore, leggo qualcosa, Weber, uno scrittore storico austriaco, che avevamo già visto molte cose terribili. Questo è l'austriaco che entra nelle trincee italiane massacrate già dall'uso delle armi chimiche. Supera ogni precedente spettacolo, tutti morti. Alcuni, leggete voi, insomma. Nell'angolo più interno c'è però un groviglio di cadaveri. Dall'oscurità emergono delle strisce gialle, dei volti lividi. Questi sì che hanno sentito il soffio delle bombe a gas, perché gli altri non se n'erano neanche accorti che stava arrivando il gas. È devastante il gas, soprattutto all'inizio, quando non capisci che cosa ti sta arrivando. Tu ti aspetti che questi ti sparino contro e invece vedi arrivare una nuvola, viene descritta verdastra, e non sai cosa ti arriva. È sempre la novità quella che fa la differenza. Non capisci. Dopo un po' sei morto. Allora comincia ovviamente, si pensa che addirittura sia la bomba l'arma che chiuderà la Prima Guerra Mondiale. Invece no, perché ovviamente si comincia a correre ai ripari con le mascherine, all'inizio sono il fazzoletto del militare, forse c'è scritto anche qui, intriso della tua urina, perché in modo da filtrare il gas, in questo modo. Poi cominciano ad arrivare le maschere e poi cominci anche tu a fare, tu Italia, tu Francia, a fare anche tu le armi chimiche, insomma, rispondi alla tecnologia tedesca. Uno dei motivi per cui noi perdiamo Caporetto è perché agli austriaci viene un aiuto dalla Germania, da Haber, e gli austriaci usano a Caporetto le armi chimiche con un gas evoluto, diciamo così, e questo chiude la resistenza italiana. Di questo Haber credo di aver già raccontato, ma ve lo voglio ripetere, la sua vita. Voglio parlare di scienze e non di scienziati, ma qui faccio una breve parentesi, perché poi non ci ritorno più. Haber era un chimico importante, è un chimico che vincerà il premio Nobel nel 1919, non per le armi, per un'altra sua scoperta. Quindi è un chimico davvero importante. È segnato da una vita tragica, nel senso che questo in Germania diventa un eroe, perché per qualche giorno, settimana, mese sembra che i tedeschi abbiano trovato il modo per vincere, per chiudere la guerra. E viene accolto a Berlino con tutti gli onori del caso, gli avranno dato, adesso non lo so, ma è facile immaginare, gli hanno dato tutte le medaglie da mettersi sul petto, per eccetera, eccetera. Solo che è sposato con una donna, anche lei laureata, la cosa ai tempi non era del tutto ovvia, mi pare che fosse una biologa, e questa moglie invece ha dei sentimenti diversi da quelli del marito, per cui non condivide, insomma si vergogna per quello che ha fatto il marito. Non solo non gli mette la sua medaglietta di moglie al petto, ma si vergogna del marito. E il suo modo di vergognarsi, di non reggere questa situazione, è che quando il marito torna dalla sua campagna dopo Ypres, quindi 1915, gli sfila la pistola dalla fondina e con questa pistola si uccide nel giardino di casa. E quindi Haber ugualmente va avanti a fare quello che deve fare, quello che la sua coscienza patriottica gli suggerisce di fare, per la sua patria, ed è di nuovo tragica la sua vicenda, la sua vita, perché oltre ad avere una moglie, per dirla brevemente, pacifista,
anche un altro difetto, che è ebreo. E quando Hitler sale al potere nel 1933, lui che era un eroe della patria, non so come dire, era uno con le medagliette, eccetera, eccetera, è costretto dalla Germania ad andarsene. E va in Palestina, vorrebbe andare in Palestina, ma durante il viaggio in Svizzera gli prende un colpo al cuore, insomma, e muore. Bene, queste sono le grandi novità della scienza nella Prima Guerra Mondiale. Poi ce ne sono altre minori, per esempio il sonar. Sonar vuol dire Sound Navigation, è un acronimo, Sound Navigation and Ranging. Il sonar serve anche qui per sapere dove sono i sottomarini del nemico. I sottomarini non li vedi, ovvio, però i sottomarini emettono dei suoni. E tu hai dei sensori, cominci ad avere dei sensori per captare questi suoni. E questa è una invenzione di un matematico francese, Pellevé. E quindi capti i rumori, non solo, ma li puoi usare anche in modo attivo, nel senso che tu, sonar, emetti dei suoni. Questi suoni rimbalzano, è un processo, come dire, di riflessione acustica, l'eco, e da questo rimbalzo, se rimbalzano o non rimbalzano e come rimbalzano, capisci dov'è il sommergibile. Questo è uno dei problemi che si pone anche in altro campo durante la Prima Guerra Mondiale. Il problema è che nella Prima Guerra Mondiale le distanze diventano grosse. I cannoni sparano a distanza fino a 10 km di distanza. Vuol dire che tu il nemico non lo vedi più. Il nemico che ti spara, o a cui tu devi... Cioè non è come qua, io punto, perdonate l'esempio stupido, punto e sparo. Qui hai un nemico che si nasconde dietro la vegetazione, è facile, si nasconde dietro un'altura ed è distante da te di qualche chilometro. E hai bisogno di scoprirlo, di scoprire dov'è. Questo è il lavoro che fanno in particolare i matematici italiani. I matematici italiani, sempre tecnologia, questa è una tecnologia un pochino più bassa, fanno questo. Fanno questo è soprattutto Mauro Picone, le tavole di tiro. Allora, io devo, il soldato che spara non è un grande scienziato, non è un grande tecnico. Probabilmente in Italia è un contadino. Non si sa se ha la quinta elementare. Questa è l'Italia che va in guerra. E quindi, anche se però fosse un tecnico, un laureato col master, non ha il tempo al momento di sparare, di calcolare bene, gli devi dare delle tavole, le tavole di tiro. Le tavole di tiro, siccome ormai le palle di cannone erano costruite in modo uniforme, erano tutte grandi 50 cm di diametro, 70, non lo so, ma insomma ormai la costruzione, la fabbricazione era uniforme, potevi prevedere le misure matematiche in modo preciso. E allora le tavole di tiro, che erano già di fine 800, in Italia venivano chiamate, ma anche in Europa tavole di Siacci, ti dicevano se io devo colpire a 300 metri, l'angolo che deve col cannone, l'angolo di gittata, deve essere di 20 gradi, fai finta. Se vuoi colpire a 700 metri, l'angolo di gittata deve essere di 60 gradi. Cioè ti davano l'angolo di sparo in funzione della distanza che tu volevi coprire. L'unica c'erano già. La differenza è che in Italia la guerra viene in montagna, sulle Dolomiti. E sulle Dolomiti tu non spari in pianura, insomma. Non spari in orizzontale, ma spari a volte con un dislivello, può essere di 500-1000 metri tra dove tu spari e dove devi colpire. Cioè, devi superare un dislivello che ha lo stesso ordine di grandezza della gittata, se non uguale.
si tratta di rifare le tavole di tiro, considerando questa diversa peculiarità territoriale che le tavole di tiro usuali non consideravano. E poi il sistema a cui lavorano in particolare i nostri fisici, si tratta di capire dov'è il nemico, si tratta di capire il nemico da dove ti spara. E qui c'è, come dire, un metodo molto artigianale che comincia a essere scientifico. Con questa macchinetta, pesa una, l'ho vista, una decina di chili, quindi si poteva portare, avevi un cronografo, cioè come funzionava, ve lo racconto brevemente per dire che cos'era, poi ci riflettiamo un pochino criticamente, la scienza nella Prima Guerra Mondiale. Tu facevi da centro di raccolta dei dati e avevi ai tuoi fianchi, non a distanza un metro, a distanza qualche centinaio di metri, due ascoltatori dotati di un cronografo. Quando loro sentivano lo sparo, mandavano col cronografo un segnale a te centro di raccolta dei dati. Loro, siccome sono distante qualche centinaio di metri, sentono questi spari con una differenza di tempo. Sentono gli spari, vagli a sentire gli spari. In guerra non è che silenzio, c'è uno sparo, c'è l'ira di Dio. Quindi dovevano capire lo sparo, distinguere il rumore che fa il proiettile quando lascia il cannone dal rumore del proiettile che nell'aria, quindi no, però funzionava così. Allora, le mie due sentinelle acustiche sentono, siccome fate conto chi spara è lì, allora il professor Bischi sentirà il rumore dello sparo 3 secondi prima della sentinella acustica che si trova dall'altra parte. Bene, questa differenza di tempo, questo delta T, rimane costante. Conoscendo la velocità, tu puoi andare dal delta T, puoi andare al delta S, un delta S che rimane costante. Allora, dove si trova la batteria nemica che sta sparando? Si trova, se vi ricordate, quello che vi hanno insegnato in terza liceo, che l'iperbole è il luogo dei punti, la cui differenza da due punti fissi detti fuochi è costante, quindi si trova su un'iperbole di cui il professor Bischi e l'altra sentinella sono i due fuochi. E in questo modo riesci con l'iperbole. Questa era la scienza che si usava nella Prima Guerra Mondiale. Possiamo dire, cioè, che la scienza, durante la Prima Guerra Mondiale, comincia, pensate soprattutto agli aerei e pensate alle armi chimiche, comincia a fare il suo ingresso, ma a distanza di 100 anni, sono applicazioni che in molti casi, tranne quelle delle armi chimiche sulle quali non si riesce a sorridere, per il resto sono quasi, come dire, fanno un po' sorridere per la loro ingenuità. Però il discorso va avanti, nel senso che passano pochi decenni, pensate il discorso, lo accennavo, della crittografia. La crittografia durante la Prima Guerra Mondiale ancora ha un utilizzo molto, molto modesto, molto modesto. Pensate che da lì a 20 anni c'è Turing, c'è Enigma. Allora voglio dire che comincia con la Prima Guerra Mondiale un discorso che si sviluppa molto rapidamente. Potremmo magari vedere, ecco, vediamo questo trailer su Turing e poi tanto conoscete la sua storia. Cosa faceva durante la guerra? Lavoravo in una centrale radiofonica. Cosa faceva durante la guerra? Sta prestando attenzione. Se direte una parola di quello che ora vi mostriamo, sarete giustiziati per alto tradimento. È bellissima.
Tutti ritengono Enigma indecifrabile. Mi lasci provare e sapremo se è così. Sa quante vittime ha già causato Enigma? Tre. E solo durante questa nostra conversazione. Vi presento il signor Turing. Temo che lavorare con queste persone non farebbe che rallentarmi. Lei deve avere molti amici, vero? Siamo a corto di personale. Allora reclutiamone altro. Avete 6 minuti per completarla. 5 minuti e 34 secondi. Mi aveva chiesto meno di 6. Ma cosa facciamo davvero qui? Decifriamo un indecifrabile codice nazista e vinciamo la guerra. La nostra pazienza è finita. Voi non riuscirete mai a comprendere l'importanza di quello che io sto creando qui! Ha forse decifrato un solo messaggio tedesco? Se licenziate Alan, dovrete licenziare anche me. Anche me. E me. Meglio per te che funzioni. Che state facendo? Che succede? Pensano che uno di noi sia una spia sovietica. Non immaginavo che lei avesse tanti segreti. E se lei non mi piacesse in quel modo? Non dirlo a nessuno. È illegale. Sono le persone che nessuno immagina che possano fare certe cose. Quelle che fanno cose che nessuno può immaginare. Per chi non conoscesse la storia di Alan Turing, la voglio ricordare brevemente, proprio ripercorrendo in pochi minuti, la storia della crittografia dalla prima alla seconda guerra mondiale. Bletchley Park è del 1939, comincia, una storia che comincia nel 1939. Durante la prima guerra mondiale la crittografia ancora viene a un uso molto limitato. Si ricorda solo un episodio di un Zimmermann, di un politico militare tedesco che manda un messaggio criptato al Messico, al presidente del Messico, dicendogli: se tu dichiari guerra agli Stati Uniti, noi vinciamo la guerra. Gli Stati Uniti ancora non erano entrati in guerra, siamo nel 16. Se tu, Messico, dichiari guerra agli Stati Uniti, noi approfittiamo del fatto che gli Stati Uniti hanno la loro guerra regionale da fare contro di te, Messico, così noi vinciamo la guerra e in cambio, quando l'avremo vinta, ti diamo il Texas, il New Mexico e l'Arizona. Li regaliamo a te, Messico. Questo messaggio criptato viene scoperto dagli americani e procura un grosso, come dire, un grosso scandalo ed è considerato, assieme alla inabissamento del Poseidonia, di un mercantile colpito dai sommergibili tedeschi, uno dei due motivi che hanno indotto gli Stati Uniti a entrare in guerra. Comunque un uso molto limitato. Poi cosa succede? Finita la guerra, la Germania l'ha persa e nasce in guerra un forte movimento per la ripresa delle regioni che la prima guerra mondiale aveva assegnato alla Polonia. La Germania vuole riarmarsi subito e riprendere presto il posto che a suo avviso le compete nel consesso internazionale. Voi sapete che Hitler è del 33, quindi è molto veloce il tempo. E allora la marina germanica utilizza una scoperta che era stata fatta per motivi commerciali e lo fa diventare una scoperta per usi militari. Ed è questa appunto della macchina che avete visto in una scena, la macchina Enigma. Si tratta, ve la spiego in parole povere, la crittografia, quella, non so se vi raccontavo di Giulio Cesare. Cosa faceva? Devo mandare un messaggio, Ave Cesar, allora cosa faccio? Al posto della A metto la F, al posto della B la H, al posto della C, eccetera. Ma se io faccio una sostituzione, posso fare una tra le 26 sostituzioni, l'alfabeto è fatto da 26 lettere o da 21, fate voi, e prima o poi mi scoprono, ma mi scoprono facilmente perché in qualunque lingua, anche in italiano, anche in latino, ci sono alcune lettere che, che ricorrono più volte, che so io, la Z
dico sempre delle stupidaggini, ma per farmi capire velocemente, la Z si usa poche volte, mentre la A si usa tantissime volte. Allora, se tu vedi Z, 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 probabilmente dietro quella Z si nasconde una vocale. Cioè, con una statistica molto ingenua, se tu fai una sola sostituzione, una volta per tutto, al posto della A metti la C, al posto della B, addirittura Cesare spostava avanti le lettere fisse di tre posti, cioè al posto della A la D, al posto della B la E, al posto della C la F, capirai, ti scoprono subito. Il problema è di fare una sostituzione molto più complicata. Di fare una sostituzione soprattutto mutevole nel tempo. Le cose non le fai più a mano, al posto della A metto la D, al posto della B la E, ma te lo fai fare da una macchina. Diventa meccanica e poi diventa elettromeccanica. I tedeschi inventano questa macchina, presa per motivi commerciali, inizialmente per motivi commerciali, inventano questa macchina Enigma, non so se l'avete vista, era quella cassetta. Enigma funzionava così, c'era una tastiera su cui tu battevi il tuo messaggio in chiaro. La tastiera era collegata, anche lì non so se ve li ricordate, se avete visto, i rotori, questi dischi cablati. Bene, la tastiera era collegata a tre rotori. I rotori avevano 26 beccucci, 26 entrate, tante quante le lettere dell'alfabeto, e ti trasformavano la tua lettera in una lettera sul primo rotore, il primo rotore al secondo, il secondo al terzo. Insomma, siccome tu sai che le disposizioni con ripetizione di 3 sono 20, quindi 26 alla terza, 26 alla terza vuol dire 26 per 26 per 26 possibili alfabeti. Ma siccome poi anche i rotori, rotore 1, rotore 2, rotore 3, li potevi combinare tra di loro, tu hai 26 alla terza per 3 fattoriale possibili alfabeti. Quindi scoprire un messaggio comincia e te lo fa la macchina. Ovviamente non stai tu bene. I primi che studiano questi sono i polacchi. I polacchi perché sono quelli che temono maggiormente il riarmo tedesco. I polacchi sanno che la Germania, la prima cosa che avrebbe fatto quando fosse diventata di nuovo una nazione forte militarmente è riprendersi le terre a est. Allora in Polonia incaricano un gruppo di matematici, non a caso matematici, perché la matematica era la disciplina negli anni 20 più sviluppata, disciplina scientifica in Polonia, dei matematici di Poznan, di studiare questa macchina e di capirne il funzionamento. Ecco. La macchina si chiama Enigma, quella che avete visto, da cui il nome, questo è The Imitation Game, ma c'era un film precedente su Alan Turing che si chiamava proprio Enigma, e cominciano con delle bombe, bomba è un modo per simulare il funzionamento di Enigma, capire come funziona e decriptare i messaggi. Coinvolgono i matematici, i crittografi francesi, quelli inglesi, i francesi non ce la fanno, la parola passa agli inglesi. Ecco, Turing è quello che decripta Enigma. E la frase ovviamente era una frase ad effetto per chiudere il trailer, mi pare di aver letto la persona, il genio che ha salvato 14 milioni, roba del genere, di persone. È chiaro, una frase d'effetto, però è ovvio. Ecco, questo volevo segnalarvi nel 1940. Abbiamo cominciato con i trabiccoli, dove quello dietro spara con la rivoltella. Siamo arrivati ad un matematico che salva 14 milioni di persone, cioè un uso. L'altra grossa, come dire, escalation, ovviamente questa la conoscete. No, beh, vi dico prima, voi conoscete la storia di Turing, sì. Ve la racconto, è un personaggio importante per la scienza, ma anche per il nostro costume. A parte che così suscita subito simpatia pensando che era un maratoneta, cioè doveva partecipare alle Olimpiadi di Londra del 48, cioè era un maratoneta di un certo livello.
Poi invece la fine, questa la conoscete, la ricordo solamente, una fine tragica, conoscete l'episodio della mela, del morso sulla mela, perché Turing era omosessuale e era un periodo in cui l'omosessualità era in Inghilterra un reato. Però lui fu scoperto perché denunciò un furto avvenuto a casa sua e denunciò quello che a suo dire era il colpevole, e il colpevole era un ragazzo che era a casa sua perché aveva una relazione con lui. In questo modo la sua denuncia del furto si ritorce contro di lui e la polizia lo inquisisce per atti osceni, per omosessualità. Viene condannato e con un termine che a volte il dibattito politico di questi mesi, di questi anni, anche in Italia, riporta di attualità, e fu sottoposto per legge alla castrazione chimica. E poi morì pochi anni dopo l'episodio. Quindi una fine tragica di Alan Turing. Vi dicevo della seconda grossa, quando si salta dalla prima alla seconda guerra mondiale, dice, ma la scienza che è scienza per usi militari? Beh, la bomba atomica, questa è una cosa ovvia. Vediamo questo e così parto con... voi sapete che ragazzi di via Panisperna vuol dire Enrico Fermi, quello di cui parlo tra poco. Questo è un film relativamente vecchio, credo sia di una trentina d'anni fa. Siamo a Roma. L'hai trovata tu questa soluzione? Il passaggio difficile è all'inizio, il resto sono solo numerelle. Numerelle. Quanto tempo ci hai messo per... Certo, un po' di tempo ci vuole, non è facilissimo. Ci ho passato sopra tutta la notte. Noi ci lavoriamo da una settimana. In tre. Ecco fatto. Così farebbe la figura del tuo professore. Sei anche tu una cavia di Fermi. Sì. Sì, una cavia. Di che cosa ti occupi? Diciamo di ingegneria, ma non mi interessa molto. Peccato, perché sembri uno sveglio. Grazie. Hai mai pensato di studiare fisica? Quella moderna. In realtà mi piace la matematica, ma mi dà fastidio che tutti se ne servano. Fisici, ingegneri, generali d'artiglieria. La fatica di risolvere un problema dovrebbe bastare a se stessa. Un calcolo perfetto andrebbe subito distrutto. Cosa fai? Distruggo un calcolo perfetto. Così i tuoi amici si risparmiano una figuraccia. Che vuoi dire? Il professor Fermi se ne sarebbe accorto che questa non è roba originale. Da dove li hai copiati? Potrei sfidare il tuo professore, dandogli la scelta del problema, del tempo, del luogo. Va bene qui, adesso. Scegli una pagina. Non è facile, ma un allievo di Fermi può risolvere in mezz'ora. Prendi il gesso.
Ecco fatto. Tu non hai scritto niente. Il risultato è questo. Lei è fresplicata, vero? Si vede? Un professore non deve mai fare gli esami incognito. Corre il rischio di essere bocciato. Quello che avete visto era un duetto tra quello in gilet, diciamo così, era Enrico Fermi, quello col vestito scuro, era Ettore Majorana, che è una delle menti, come dire, più intelligenti della fisica italiana, che ha avuto questa fine, anche questa tragica della sua scomparsa, senza mai sapere se è morto oppure, come sostengono altri, se si è allontanato dalla vita civile entrando in un convento e non facendosi più trovare, oppure eccetera eccetera. La storia di Fermi è la storia della bomba atomica. Ve la racconto in poche battute, dicendo che la scoperta iniziale di Fermi, di Enrico Fermi, dei ragazzi di via Panisperna, del suo gruppo di ragazzi trentenni, quarantenni, è degli anni 1933. Scoprono che i neutroni rallentati, se li rallenti, risultano molto più efficaci nel produrre reazioni nucleari. Da questa scoperta, è una scoperta teorica. Bene. Questo è l'inizio della storia, che vede l'inizio della storia che avviene in Italia, a Roma. I ragazzi di via Panisperna è una via che ovviamente c'è ancora adesso, a poche, in linea d'aria, a poche centinaia, su via Nazionale, a poche centinaia di metri dal Quirinale. Fermi diventa famoso per questa sua scoperta. Ovviamente non è solo lui che ci lavorano poi subito a ruota, prima, durante, dopo, molti altri fisici del periodo, e vince il premio Nobel nel 1938. Fermi è premio Nobel per la fisica nel 1938. Solo che nel 1938 va a Stoccolma a ritirare il premio e da Stoccolma non torna più in Italia. Scappa, era una fuga programmata, e scappa, fugge negli Stati Uniti. Fugge negli Stati Uniti perché in Italia ci sono le leggi razziali e lui non è ebreo, ma la moglie è ebrea, e quindi teme che queste leggi colpiscano. In realtà è anche un pochino, come dire, seccato degli scarsi aiuti che la fisica italiana e soprattutto il suo gruppo ricevono dal governo. Però, comunque, nel 1938. Vi vorrei dire, se con un occhio all'orologio, però 5 minuti vorrei perderli sulle leggi razziali per ricordarvi che cosa sono state, sempre dal punto di vista degli uomini di scienza. Le leggi razziali sono la decisione di Mussolini, del fascismo, di colpire i cittadini italiani di religione, di razza ebraica. È una scelta che avviene abbastanza all'improvviso, nella primavera del 1938, e che trova la sua prima teorizzazione in questo manifesto degli scienziati razzisti. Vorrei scorrerlo solo per leggere i titoletti neri. Le razze umane esistono. Esistono grandi e piccole razze. Poi, andando oltre, il concetto di razza è un concetto puramente biologico. Questo è importante. Vuol dire che tu nasci ebreo. Nasci ebreo. Vuol dire che se anche ti converti al cattolicesimo, resti ebreo.
Alla Chiesa Cattolica questo non piaceva molto, perché vuol dire che tutto il proselitismo che fai per convertire gli ebrei a farli diventare cattolici non serve a nulla, perché tanto ebrei rimangono. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana, gli italiani scoprono di essere ariani e la sua civiltà è una civiltà ariana. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Andiamo oltre. Esiste ormai una pura razza italiana. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Bene, nel settembre, questa del 14, non ricordo più se del 14 o del 15 luglio del 38, nel settembre escono i provvedimenti. Questo è ancora, se volete, un documento giornalistico, teorico, politico, firmato da alcuni uomini di scienza. Nel settembre escono i provvedimenti. I provvedimenti dicono, riguardano la scuola, dicono che i professori di razza ebraica se ne devono andare. Gli studenti di razza ebraica se ne devono andare dalle scuole. Sarà seguito ottobre-novembre da altri provvedimenti in altri campi oltre quelli scolastici. Fermi capisce l'aria che tira e se ne va alla Columbia, va a New York e insegna alla Columbia, era un premio Nobel, le offerte di lavoro sicuramente non gli mancavano. Sempre pochi mesi dopo, nel 39, primavera 39, c'è un fisico di cui avremo modo, io voglio parlarvene, è un fisico abbastanza noto, si chiama Einstein, che scrive al presidente Roosevelt dicendo: guardi presidente, che dei colleghi mi hanno detto che i tedeschi stanno costruendo la bomba atomica, noi dobbiamo costruirla anche noi e dobbiamo costruirla prima di loro. La risposta di Roosevelt all'inizio è: ma sì, mettiamo in piedi una commissione di studio. Voi sapete che quando i politici non sanno cosa fare mettono in piedi una, cioè vogliono raffreddare, mettiamo in piedi una commissione di studio. Però poi c'è Pearl Harbor, c'è il fatto che gli Stati Uniti entrano in guerra e il fatto che dall'Europa arrivano sempre più pressanti le notizie, i tedeschi sono avanti nella costruzione. Allora Roosevelt decide di costruire un gruppo di scienziati a Chicago per lo studio delle proprietà dell'uranio a fini militari. Nel 1943 questo gruppo è preso in mano dai militari che a Los Alamos, nel New Mexico, decidono di costruire un gruppo riservato per lo studio sperimentale, la realizzazione sperimentale di alcune bombe. Insomma, è la storia che porta a Hiroshima e Nagasaki. Siamo nell'agosto, nel 6 e nel 9 agosto del 45. Voi capite, parlavamo mezz'ora fa di un trabiccolo che volava e che faceva ridere perché sparava dietro con la rivoltella. Siamo arrivati alla bomba atomica. In 30 anni, in 30 anni. Ecco, volevo dirvi che in 30 anni la scienza, la sua applicazione a fini militari, fa dei passi incredibili da gigante. Volevo riflettere con voi su questo. Fa dei passi in avanti, dal punto di vista della tecnologia. Ho fatto l'esempio della crittografia e della bomba atomica. E soprattutto perché finora non ho avuto modo di parlare, allora volevo un po' sottolinearlo, fa dei passi in avanti, dal punto di vista dell'organizzazione, cioè cambia la figura dello scienziato e cambia il suo utilizzo con le forze armate. Volevo spendere due parole su questo. Dal punto di vista della tecnologia, spero di essere stato sufficientemente chiaro, 1915 gli aerei che sparano, prendiamo questo come esempio, che sparano ancora con la rivoltella.
1945 la bomba atomica. Ma è cambiata anche la figura dello scienziato, nel senso che all'inizio del secolo, e ancora con la Prima Guerra Mondiale, lo scienziato che si occupa di guerra è l'inventore un po' pazzerello che usa la cassetta postale dell'esercito per dire all'esercito, alle forze armate, io avrei quest'idea, e scopre stupidaggini. Su 100 idee che arrivano all'esercito, 99 sono stupidaggini, 99 sono di, che so io, ex ingegneri in pensione che adesso l'esercito non se ne fa niente. Questo modello cambia. Il modello di quello che potrei chiamare, diciamola così, se volessi darvi con delle parole stupide, come cambia il modello, per molti secoli era prevalso il modello del supermarket. Spiego. Gli scienziati facevano le loro invenzioni, li depositavano sugli scaffali del supermercato, scienza, il supermercato scienza. Galileo inventa il cannocchiale, ma non per uso militare, lo mette lì, nel cassetto, negli scaffali della scienza. Arriva il doge di Venezia, non so chi, il granduca, eccetera, eccetera, e lo prende e lo applica alla guerra. Cioè non c'è un coinvolgimento diretto degli scienziati finalizzata la loro opera all'applicazione militare. Poi vengono usate anche per la guerra. All'inizio del Novecento invece non c'è il modello del supermercato, ma c'è il modello della cassetta postale. Lo scienziato, l'inventore dice, ma io ci avrei questa idea, ho inventato l'acqua calda, lo scrivo all'esercito. E su 100 stupidaggini magari ce n'è qualcosa di interessante. Capite come con Los Alamos? Los Alamos vuol dire uno sforzo incredibile. Los Alamos vuol dire un progetto in cui hanno lavorato 5.000 scienziati, 5.000, coinvolti tutti in uno stesso posto, cioè non è più l'inventore che scrive, non è più la politica dell'invenzione, ma l'esercito ha capito che le invenzioni scientifiche a fini militari vanno, come dire, vanno suggerite, vanno incentivate, vanno organizzate, vanno seguite nel loro progetto. Altro che l'ingegnere in pensione che ti scrive ho inventato l'acqua calda. Gli scienziati, vado io a dire fermi, vieni qua a Chicago, tu von Neumann, vieni qui, li porto in un posto segreto, li pago e questi mi fanno la bomba atomica. Siamo passati, cioè, dall'invenzione alla politica dell'innovazione, dell'incentivazione. La grande scoperta degli anni 30 è che la scienza va organizzata. La scienza non è un frutto che nasce perché quello è intelligente. Certo, se uno è stupido rimane stupido anche se tu lo organizzi. Ma le intelligenze vanno organizzate, vanno messe attorno ad un progetto. Questo è quello che cambia. Questa è la foto, visto che stiamo parlando degli Stati Uniti, di Vannevar Bush, che ovviamente non c'entra niente con quello che fu lui e due Bush abbiamo avuto, mi pare, due, il terzo non ce l'ha fatto per Trump, mi sembra di ricordare, ok, due Bush. Ecco, questo era quello che oggi si direbbe. Su questo vorrei spendere due parole, ma poi parlo degli scienziati e del loro pacifismo o militarismo. Questo è quello che oggi si avrebbe chiamato un ingegnere matematico. È una persona di spicco, una persona importante. Era vicepresidente del MIT, dell'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, presidente della Carnegie Institution. È lui che supervisiona il progetto Manhattan. Era il consigliere scientifico di Roosevelt. Allora Bush, negli anni chiusa l'esperienza Manhattan, ha elaborato un piano che dà a Roosevelt. Roosevelt nel frattempo, 1945, muore, al suo posto viene Truman, quindi al nuovo presidente,
e su cui basa la costruzione della scienza americana. Pensate, siamo partiti di nuovo, scusate se vi faccio di nuovo ripetutamente un'ossessione, questo aereo che spara la pistola da dietro, ma per dire cosa è successo in 30 anni. Beh, le tesi di Vannevar Bush, e su questo si basa il modello americano, sono che l'economia, il punto di partenza è l'economia, voi capite, la scienza, detto magari in modo un po' volgare, non stiamo parlando di studio di funzioni di calcolo dei logaritmi, stiamo parlando dell'economia statunitense, ma l'economia statunitense ci porta a parlare di studio di funzioni di calcolo dei logaritmi. Dice, l'economia statunitense si deve rinnovare, deve cambiare la propria specializzazione produttiva. Deve fare, oggi diremmo, deve impegnarsi in settori tecnologicamente avanzati. Non lo dice, ma oggi diremmo, se no i cinesi ci copiano, ormai ci hanno copiato. Bene. Questo mutamento della scienza deve avvenire, dell'economia, deve avvenire grazie alla scienza. Stiamo avvicinandoci allo studio di funzioni e logaritmi. Ma la scienza importante non è, se devo scegliere, la scienza applicata, ma è la scienza di base, la scienza pura, la scienza teorica, perché è da lì che vengono le novità decisive. Una volta, banalizzo, perdonatemi, una volta che hai avuto l'idea, poi sono capaci tutti di applicarla. Non è vero, ma fatemelo dire così. Cioè la ricerca di base, la matematica pura, i logaritmi, lo studio di funzione, che apparentemente non c'entrano niente con la matematica statunitense, però sono quelli l'inizio del percorso che ti porta a. La scienza pura e applicata va organizzata. Non lasciamo tutto alla spontaneità del genio. Il genio ce lo raccontiamo quando vogliamo raccontarci delle storielle, quando vogliamo raccontare di Turing, una figura geniale, ma i geni vanno organizzati. L'organizzazione della scienza tocca allo Stato, negli Stati Uniti, dove lo Stato per definizione non dovrebbe fare niente. L'organizzazione della scienza non la possono fare i privati. I privati hanno l'obiettivo di guadagnare soldi e di guadagnare soldi in tempi veloci. La scienza richiede investimenti a tempi lunghi. È l'unico lo Stato che può permettersi di investire queste cifre con questi tempi. L'organizzazione della scienza deve essere affidata allo Stato, ma la gestione dell'organizzazione non ai politici, ma agli uomini di scienza, in base unicamente al criterio del merito. Ecco, questo è il discorso dove approda nel 1945, viene approvato questo progetto Endless Frontier nel 1950 da Truman, questo è il discorso come viene, come si completa. Volevo un quarto d'ora. Volevo chiudere sugli scienziati, perché il discorso che abbiamo fatto è questo: voi l'anno prossimo vi iscriverete a matematica, a fisica, a ingegneria, magari decidete di economia, decidete di fare una facoltà scientifica. E allora potete pensare di fare una facoltà scientifica per curare il coronavirus, per risolvere i problemi del mondo, lo scienziato. Beh, invece abbiamo visto che lo scienziato serve per vincere le guerre. Beh, questo qualche problema lo dà a tutti. Tant'è vero che di solito di scienza e guerra non se ne parla. Perché associare la scienza a uccidere il nemico non è che sia una cosa proprio così che fanno tutti a cuor leggero. Allora ci chiediamo,
cominciamo con una domanda ingenua. Se gli scienziati, di fronte all'uso crescente della scienza, delle loro discipline che si fa nel passaggio dalla prima alla seconda guerra mondiale e che arriva il drone che spara su Soleimani con un missile, insomma, rimane, non gliene frega niente, oppure diventa anche lui un militare, come reagiscono gli uomini di scienza di fronte a questo crescente utilizzo? La domanda ovviamente è mal posta, perché parliamo di scienziati nel corso di un secolo, parliamo di scienziati che vivono in Italia, negli Stati Uniti, in Cina, in Sud America, non sono un gruppo omogeneo, non puoi dire gli scienziati. Non si riesce a fare questo discorso. Possiamo solo dire che gli scienziati sono come tutti i gruppi sociali, tutti i gruppi sociali di un certo livello culturale. E quindi ci sono varie opzioni. La maggior parte di loro, mi pare di poter dire, di queste cose, che la scienza serva per vincere la pace o per vincere le guerre, la maggior parte non gliene frega niente. Bisogna dire le cose come stanno. Non gliene frega niente nel senso che il lavoro scientifico è talmente frammentato che uno non ha consapevolezza che il proprio lavoro serve per costruire la bomba atomica. No, il proprio lavoro serve per scrivere un articolo, l'articolo serve per fare un convegno, il convegno serve per far venire un'altra idea. Cioè non c'è un rapporto diretto e immediato tra il mio lavoro spicciolo, singolo, e quello come verrà utilizzato. Quindi non hanno... la maggior parte di loro non ha coscienza dell'utilizzo del proprio lavoro, perché il proprio lavoro è un piccolo centimetro quadrato su una distesa ben più ampia. Oppure ci sono anche quelli che dicono: non è il mio problema, io mi occupo di scienza, di matematica pura, le applicazioni sono, lo so che sono cattive le applicazioni militari, ma non dipendono da me. Dipendono da quei cattivi che sono i politici o che sono i militari. Io, uomo di scienza, con le applicazioni non c'entro, io faccio teoremi, io studio funzioni. Anche questo è un atteggiamento diffuso, molto diffuso. Io, scienziato, non ho responsabilità, non ho molte responsabilità sociali e civili. Io mi occupo di numeri, di conti, dai. Anzi, l'ho fatto apposta per non occuparmi di quella robaccia lì, per vivere nel mio mondo un po' ovattato di numeri, un po' protetto di numeri. Ci sono altri che invece, pochi, la minoranza, che invece prendono di petto, come dire, questo problema e diventano, come dire, lo rifiutano. Fanno un'opzione pacifista. Questo, per esempio, è un matematico, logico, filosofo soprattutto, Bertrand Russell, è stato uno pacifista. Però io quella storia che vi vorrei raccontare in questi ultimi 10 minuti, perché mi pare una storia bella, bella, bella perché bella, è bella perché non è tutto bianco e tutto nero, ma c'è tutta una gradazione di colori, vi vorrei raccontare la storia, se già non la conoscete, se la conoscete non fatemela ripetere, chiudiamo 10 minuti prima. Vorrei raccontarvi, spero non ripetervi, la storia di Einstein. Ora, Einstein nasce nel 79, tedesco, poi non vi sto a raccontare la sua vita, viene, tra l'altro viene anche in Italia, viene a Pavia, però Zurigo vuol dire Svizzera, però comunque fa parte della... come dire, del centro Europa, il suo ambito è quello tedesco. Scoppia la prima guerra mondiale, 1914, una lunga storia, vedete che attraversa con quelle date 1879-1955, attraversa tutta la prima metà del secolo, tutta la prima metà del Novecento. Prima guerra mondiale, la Germania entra in guerra e c'è un famoso manifesto, viene chiamato Manifesto Fulda, scritto da 93 intellettuali tedeschi, intellettuali scienziati tedeschi. Molti di loro sono dei premi, non li ho contati, ma credo una ventina di premi Nobel.
I premi Nobel li prendevano tutti i tedeschi all'inizio del secolo, era la nazione economicamente, culturalmente più avanzata. Bene, questi 93 grandi intellettuali tedeschi fanno un manifesto di appoggio alla guerra, al militarismo prussiano. Io non so se ho la slide di qualche frase di questo manifesto Fulda. Prima, se lo troviamo, se no non importa. Vediamo un attimo se lo troviamo. Ancora prima, ecco, forse, ecco questo, ancora prima. Ecco, è questo. No, beh, subito dopo Bush. È questo. Guardate, leggo malamente. Non è vero che la Germania è colpevole di aver provocato questa guerra. Non è vero che abbiamo sconfinato nei territori neutrali del Belgio. Non è vero che la vita è la proprietà. Non è vero che le nostre truppe hanno agito con brutalità a Lovanio, avevano incendiato la biblioteca, l'antica biblioteca dell'Università Cattolica di Lovanio. Non è vero che la nostra azione non rispetta le leggi internazionali. Non è vero, non è vero. Leggete, abbiate fede in noi. Questi ci mettono la loro faccia di 93 premi Nobel, una ventina a dire il vero solo, ci mettono la loro immagine, sono dei testimonial, quando ancora non si usava questa espressione, incredibili. Questa guerra vada portata a termine e credete a coloro che credete a noi, che considerano sacre l'eredità di Goethe, Beethoven e Kant, sbattono sul piatto tutta la cultura tedesca, sta a cuore tanto quanto i propri focolari e le proprie case. Per questo ci impegniamo i nostri nomi e il nostro onore. Fortissimo. Bene. Einstein viene, era già famoso ovviamente, viene invitato a firmare. Ed è, voi potete immaginare, quando c'è una guerra, o stai con la patria o sei contro la patria, non ci sono vie di mezzo. Dice, ma io mi astengo, no? Quindi c'è una forte pressione psicologica perché tutti ci schieriamo. Einstein rifiuta di firmare. Un nome che conoscete, chi di voi fa la quinta, dal programma di fisica di quest'anno, del vostro quinto anno, Max Planck, per dire meccanica, firma, è una delle firme. Lui rifiuta e fa un contromanifesto, che è questo, che, ecco, ma, ecco, che già nel titolo che vedete in fondo, poi magari leggiamo due frasi, manifesto agli europei, nessuno aveva ancora l'idea dell'Europa unita, se non del... E lui, vediamo se riesco a trovare, ecco, a tal fine sembra anzitutto una necessità che tutti coloro che hanno un posto nel loro cuore per la cultura e la civiltà europea si uniscano. Perché non dobbiamo, dopo tutto, rinunciare alla speranza che le loro voci non risuonino inascoltate. Ma è necessario che gli europei si uniscano per primi. Se volete che l'Europa non è solo un concetto geografico, oggi si parlerebbe contro i burocrati di Bruxelles, ma piuttosto un affare di cuore, allora proveremo a convocare una tale unione di europei. Raccoglie le firme al suo manifesto. Loro, gli altri ne avevano raccolti 93, lui ne raccoglie 4, compresa la sua, perde 93-4. 4. Oltretutto, questo lo racconto sempre, uno dei 4 aveva firmato anche quello dei 93. Ognuno aveva più di 80 anni, si è confuso al momento della firma e li ha firmati tutti e due. Capite? Einstein, pacifista, nel 1915, e va avanti a essere pacifista anche dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Si trasferisce negli Stati Uniti. Nel 1933 Hitler, ci sono alcuni fatti che si ripetono, Hitler sale al potere in Germania nel 1933, lui va negli Stati Uniti, e allora vi raccontavo, è per questo che è una bella storia, perché non è tutto bianco e tutto nero. Il pacifista Einstein, che non ha firmato per la Germania, che ha fatto questo manifesto utopico, gli europei, col cuore, eccetera, nel 1939, ve l'ho raccontato, scrive a Roosevelt per dire, il pacifista, devi costruire la bomba atomica. Contro Hitler dobbiamo scendere tutti in campo.
Cioè ci sono dei pacifisti a 360 gradi, ci sono anche nella storia della scienza dei pacifisti, adesso io non ho avuto il tempo di parlarvi di un matematico come Richardson, di un fisico come Eddington, che fu tra l'altro coinvolto nel viaggio del, mi pare, 19 o 21 per provare la relatività generale. Ci sono, come dire, pacifisti, guerra, io per la pace. Einstein non è di questo tipo, non è di questa categoria. Einstein è un pacifista, ha perso 93-4, eppure ci ha messo la sua faccia. Però nel 39, di fronte a Hitler, cioè mi pare di poter dire, qui entriamo in cose che riguardano la nostra coscienza civile, qui un discorso che non riguarda lo studio di funzioni e logaritmi, ma riguarda la vostra coscienza civile e politica, sembra quasi che la pace, sembra di poter dire che la pace non è un valore assoluto, ma va gestito politicamente. Sembra di poter dire da Einstein 1939. Se c'è di mezzo Hitler, io rinuncio al mio pacifismo e la bomba atomica la costruisco. Non è che Roosevelt abbia costruito la bomba atomica perché gliel'ha detto Einstein, però è chiaro che la sua lettera è stata... Finita la guerra, già prima, perché poi nel 1943 si era venuto a sapere che i tedeschi, questa bomba, erano in realtà indietro. Qui tutti i dubbi sulla politica americana. A Strasburgo nel 1944 gli americani prendono dei documenti segreti da cui capiscono che la Germania non sta costruendo la bomba, è molto indietro, eppure la bomba la costruiscono. Hanno capito che i giapponesi si stanno arrendendo, eppure la bomba su Hiroshima e Nagasaki la buttano lo stesso. Questo è, vedete, non è bianco e non è nero. E Einstein, finita la guerra, già a metà guerra comincia a dire sì, però, eccetera, torna a essere il pacifista che, e quindi si batte, questa generazione si batte contro quella che allora veniva chiamata proliferazione delle armi nucleari. Perché le armi nucleari non ce le hanno solo gli Stati Uniti. Dal 49 le armi nucleari ce le hanno anche i sovietici, quelli che adesso vengono chiamati russi. E poi voi sapete che diventano potenze nucleari anche Francia e Inghilterra. Adesso poi abbiamo anche, voi sapete, lì poi c'è India e Pakistan, il problema dell'India e del Pakistan. C'è stato un momento in cui prima dei negoziati nucleari, di bombe nucleari ce n'erano 70.000 al mondo, nei vari arsenali nucleari. Ecco, gli scienziati si battono, alcuni scienziati si battono contro il riarmo, contro questo dilagare. E volevo terminare con la morte di Einstein nel 1955, e con questa chiudo anch'io, perché tra gli uomini di scienza più impegnati in questa battaglia pacifista, non abbiamo tempo adesso di seguire come il pacifismo poi è diventato, si è evoluto. Vi dico solo alcuni nomi per suscitare la vostra curiosità, per dire come è la vostra storia, vostra adesso. Il pacifismo no all'uso delle bombe nucleari è diventato nel corso degli anni 60, nel corso degli anni 70 si è molto ideologizzato. I matematici ricordano un matematico come Smail, nel corso degli anni 70 è diventato no all'uso dell'energia nucleare anche a fini pacifici, è diventato Chernobyl. E poi è diventato l'ecologia di oggi. Ecco, questo è un filo che si potrebbe, che è la storia nella quale siamo inseriti in adesso. La morte di Einstein. Muore nel 55, dicevo, uno degli scienziati maggiormente impegnati contro, a favore del disarmo nucleare, è quel Bertrand Russell che abbiamo visto nella foto precedente. Fa un appello, scrive un appello nel 55 per basta con queste armi nucleari, non fermiamoci, se no qui non possiamo vivere su questo equilibrio del terrore. Lo scrive, possiamo magari leggerlo se ci abbiamo qualche dopo, forse dopo la foto di Einstein.
se c'è. Ecco questa. Nella tragica situazione pensiamo che gli scienziati dovrebbero riunirsi in una conferenza per valutare i pericoli. Questo è famoso, questo manifesto, per essere quello della specie uomo. Non siamo italiani, tedeschi, americani, apparteniamo come esseri umani, membri della specie uomo, della quale è in dubbio la continuità dell'esistenza e via discorrendo. Bene, scrive questo manifesto Russell, e gli piacerebbe molto che Einstein lo firmasse, perché ovviamente la firma di Einstein sarebbe una firma pesante. Einstein è Einstein, adesso era già Einstein allora. E Einstein gli dice di sì, scrivilo tu, e che poi io lo firmo. Russell lo scrive e glielo manda, e però non ottiene risposta. Non ottiene risposta ed è molto preoccupato che o che Einstein non lo firmi, oppure che si sa che Einstein non sta bene e si capisce che insomma la sua vita si avvia verso la fine, e quindi ha paura che alla fine non glielo firmi. Questa paura che alla fine non glielo firmi diventa quasi certezza, racconta Russell nella sua autobiografia, quando in volo da Londra a Parigi, a un certo momento, pensate chi era Einstein allora, non solo adesso, quando il pilota sospende, non so se c'era la musichetta, non so cosa c'era, sospende o comunque entra dicendo debbo avvertire i passeggeri di una tragica notizia, è spirato pochi minuti fa, poche ore fa, non lo so, è morto Albert Einstein. Quindi dà ai passeggeri la notizia della morte di Einstein, e Russell è sull'aereo, quindi sa che Einstein è morto e quindi dice pazienza. Arriva in albergo, nel suo albergo a Parigi, questo è il suo racconto della sua autobiografia, e trova nella cassetta della reception dell'albergo, trova una busta con il documento di Einstein, col suo documento firmato, autografato di Einstein, e questa è stata una delle ultime atti pubblici fatti da Einstein per il manifesto Siamo tutti membri della specie uomo. Chiudo qui, vi ringrazio della vostra attenzione. Prego di notare. Esattamente alle 5, con puntualità tipicamente anglosassone, visto che abbiamo chiuso con Russell. No? Ecco, bene, se ci fosse qualche domanda da fare in pubblico potete farla, se ci fosse qualcuno che desidera fermarsi qua tra poco a chiedere qualche cosa, si può fare anche questo, e noi rimaniamo qui ancora per qualche minuto a disposizione per eventuali domande. Chiaramente chi deve poi prendere invece l'autobus può scappare tranquillamente. E chiudiamo qui comunque questo ciclo e speriamo che unendo tutte le informazioni che avete ricevuto speriamo di avere contribuito alla vostra formazione culturale, parola grossa, e comunque alle informazioni e al vostro gusto di informarvi su gli argomenti che abbiamo trattato. Grazie a tutti e arrivederci ragazzi.